Bene ragazzi, ben ritrovati su LEGO Worlds. Abbiamo scoperto che per sbloccare il nuovo mondo ci saranno 25 mattoncini dorati. Invece ne pensavamo solo 20. Quindi oggi dovremmo ricavarne altri 5 e vedere, scoprire questo nuovo mondo. Caspita, impossibile. Altri 5 mattoncini. Ne abbiamo presi malapena 3 l'altra volta. Lo so. Cosa vuole? Ah, questo voleva che gli facessi una foto mentre sul suo bulldozer. Cioè... ma ci dovrebbe avere la foto dei miei veicoli preferiti, eh? Ah sì, ce l'ha il motoncino. Il motoncino. Però dove li trovo un bulldozer a sto cuoio? Forse dobbiamo sbloccarlo. Aspetta, fammi vedere se sono in inventario. Perché di solito dei veicoli ci sono. No, non ci sono. Andiamo a cercare di scoprirlo, sto bulldozer. A qualche parte ci dovrà sì, essere. Sì, io controllo. Aspetta, controllo un secondissimo se ce l'ho qua. Scoperte. No. Cos'è sta roba? È lì. Qua, veicoli. No, non un bulldozer. Dobbiamo scoprirlo. Sì, esatto. Cerchiamo un bulldozer, Lari. Vlad, io nel frattempo ho trovato un altro mattoncino e altri, tipo, se vogliamo. Nel senso, un'altra missione. Madonna, sì, ne vedo 5 esatto, sulla mappa. Esatto, le ho scoperte. Quindi nel caso magari sono più semplici da fare. Ma tanto dobbiamo farle comunque. Questo qua del... questa cosa vuole? Aspetta. L'ho trovato! L'hai trovato? È un po' messo... male, basta, che lo però... basta che lo scopri. Ah, al massimo glielo porti. Aspetta, aspetta. Intanto è dietro di me il tizio, mi ha seguito. Allora, se l'ho scoperto, adesso compra. È sparito, fantastico. Comunque, l'ho scoperto, lo compro. Il rullo compressore. E lo ficco. Perfetto. Adesso, cosa dovrei fare esattamente? Cioè, allora, questa cosa è difficilissima. Più che altro perché non so io cosa fare. Cioè, ho la macchina fotografica. Caspita, io non ho monetine, raga. Non capivo perché non posso sbloccare nulla. Non hai niente, a non zero. Non ho niente. Dov'è il tizio che vuole la foto? C'era un tizio qua che voleva la foto. Io non so sta cosa della foto, come funziona. Sto premendo tutti i tasti, ti giuro. No, no, mi ha rubato il bulldozer. Oi, smonta. Vai via. Ah, ho capito. Oh, forse sì, ci sono... mezz'ora per farla. Dammi sto coso. Ecco, tieniti la foto e dammi sto mattoncino veloce. Tanto ti hanno rubato il coso. Pazienza, guarda. Sì, ho un mattoncino, Lari. Grande. Ho un mattoncino. L'hanno ammazzato. Gli ho chiesto la foto, l'hanno ammazzato. Anch'io mi sa, Vlad. Sì? Non so. Sì, devi fargli la foto. Quello che vuole. Come si guida sto coso, raga? Sto andando all'indietro. Vieni da me, vieni da me. Cerco di arrivare. Ok, sì. Funziona al contrario, ragazzi. Sto accelerando e va all'indietro. Bello. Levati. Allora, ce n'erano altre di missioni. Sì, sì, ma spariscono. Tipo, vanno a periodo. Esatto, questo è il punto. Tra l'altro, molti di voi, ragazzi, ci hanno detto che quelle cose che avevamo, tipo, raccolto l'altra volta, che erano, tipo, verdi, sono, tipo, delle cose molto preziose. Sai che ci Ah, quelle che ci ha dato la ladra, che pensavo fosse una bottiglia. Sì, 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 ha detto che sono delle cose molto, ma molto preziose, quindi grazie veramente di farcelo sapere, perché non lo sappiamo. Non sappiamo, non ci spiega niente questo. Esatto, quindi grazie. Allora. Ah, c'è un altro mattoncino là, vedo, tipo verso di te. Ah, sì, 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 aspetta, fammi salire. Allora, Gigi, parlo. Cavolo! No, no, questo non è un mattoncino. Quello è un mattoncino. Ma lo sto vedendo io, dalla ladra. Ah, di nuovo? No, la ladra. Dai, no! Chi è? No, no, è un altro bulldozerista che vuole la foto. Ma dov'è? Eccolo, vuole... cos'è quella roba? Vuole una foto con quello. Devo fargli una foto con un coso strano grigio che sembra una di quelle, sai, seghe per tagliare le assi di legno? No. Ecco, brava, neanch'io. Bene. Ah, io l'ho trovata la cosa, perfetto. Ok. Adesso, come si faceva già la foto? Ah, ok, perfetto, capito. Allora. Foto! Ormai sono un fotografo. Non male che stai facendo tutto te. Sto facendo tutto io. Non c'è più ora. Cioè... due mattoncini. Yeah. Beh, si tratta solo di fare foto alla fine. Non... va bene, va bene. Bene, ragazzi, siamo riusciti a raggiungere i 25 mattoncini dorati. E ora andiamo a scoprire il nuovo mondo. Ha detto che sono ancora più grandi questi mondi. Sì. Quindi vediamo un po'. Cosa? Vabbè, wow. Wow,
Che figo. Devi saltare solo te. Non mi fa. Aspetta, non mi ora, fa ancora sì, cari. Cos'è sta roba? What? Cos'è? Ah, è un orologio? Rotazione cielo. Non lo so, mi ha dato tante cose, ragazzi. Mi ha dato pure una lanterna nel caso ho bisogno di luce. Allora, ragazzi, siamo nel nuovo mondo. C'è tipo un polpo gigante. Ma è gigantesco, Lari. È enorme. Ma cos'è sta roba? Aspetta, io sono in isolotto. C'è una barca. Oddio. C'è una barca. Ragazzi, assurdo sto mondo. Ma aspetta, dove vai? Aspettami. Aspetta, c'è un polpo. È il mondo vulcanico. Sì, è vulcanico e anche foresta pluviale. Wow. Che figata. Lì cos'è il deserto? Ah, c'è la macchina. Grazie, Lari, te l'ho rubato. Fai pure. Ma cos'è sta roba poi? Oddio, cosa spara questo? Questo spara vernice. Ma cosa sono sti robi? Oh, Vlad, non mi ammazzare. Non ci riesco. Sono dei mattoncini. Andiamo a vedere cioè, chi troveremo su questo pianeta. Sinceramente non so nemmeno se ci siano persone. Aspetta, nella zona vulcanica? No, però. No, nella lava. Oddio, mi sono bruciata al sedere. Anch'io. Poi c'è un'icona rossa lì, che non so cosa sì, voglia dire. Sì, tipo una caverna. Che figa la giungla. C'è l'esploratore. Ok, qui inizia un po' di civiltà, vedo. C'è il pappagallo. Oddio, Minecraft. Oddio, è vero? Questo cos'è? C'è il pirata qui. Che sta ballando, non so cosa stia facendo. Una pianta gigante. Vlad, il gorilla. Oddio. Oddio. Ah, lo posso cavalcare. Lari, guardami. Mi hai ammazzato. Ah, scusa, non volevo. Mi hai travolto. Sì. Ma che bello è. Il miglior veicolo. È velocissimo. Ma posso salire sugli alberi questa cosa? Mi... Ma è gigante. Perché la mappa non me l'ha ancora scoperta tutta. Cos'è sta roba? Ma è tipo una città qua. Sembra. Dove? No. Non so cosa dire, veramente. Wow, qua c'è un po' di nebbia. Aspetta, voglio andare a vedere il mattoncino. Madonna, qua è tutta un'altra cosa. Di nuovo una. Ma il gorilla è tipo super veloce, sbaglio. Sì, è assurdo. Ok, allora vediamo. Primo mattoncino, vediamo. Prateria vivace. Prateria questa. È vivace. Ah, ok, vuole nebbia. Che li ammazzi i cosi. Va bene. Le ragazze pompon. Gli zombie pompon. No. Vabbè, tu fai uno e io faccio altro. Tanto qua abbiamo un sacco di mattoncini da fare. Che bello sto mondo, ragazzi. Questo mondo è veramente bello. Forse è il migliore. Adoro il gorilla. Mi ha ammazzato. Cosa vuole qui? Cosa vuoi? Ravviviamo un po' l'ambiente. Questo personaggio vuole no. Che tu gli costruisca una struttura. No. Puoi soddisfare i requisiti costruendo qualcosa di semplice. Ma sarebbe preferibile una costruzione maestosa. Da mostrare agli amici. No, Lari vuole tipo il microfono e il tamburo. Che però se mi ricordo che c'erano nel mondo della discarica. No, zio, non ci credo. Zio, no. Sto facendo tipo un botto di soldi io. Io sto costruendo una casa perché altro non so cosa fare nella mia vita. E quindi costruiamo case per gente. Che tanto non posso finire la sta missione, quindi bello. Oddio. Cosa? Mi ha dato tipo un'arma? Più il mattoncino. Grazie signore, grazie, grazie. Gentilissimo. Ah, grazie, anch'io sto sbloccando cose, grazie. Ok, tipo qui. Scopri, ok. Vedo che c'è. Cos'è quello, Lari? È un coso d'oro. Qui scopro anche questo. La cosa che più mi interesserebbe. Senti, te la costruirò dopo sta casa, ok? Ciao. È quella di scoprire tipo recinti o roba del genere. Questo ancora è... quei recinti, non lo troveremo io mai. Recinto, Lari. Con sto recinto, vi giuro, raga. No, io voglio il gorilla a casa, me lo porto. Assolutamente. Guarda. Cos'è? È lo skateboard. Sì. No, che figa. È un po' strano come funziona. Però stai andando. Bello, bellissimo. Ok, possiamo concludere direi. Sì.
Bene ragazzi, noi concludiamo qui nella giungla. La speriamo giungla. Che anche a voi questo bioma vi piaccia. Noi tantissimo, soprattutto c'è il gorilla. C'è il gorilla veramente. C'è il gorilla il migliore. Io con lo skateboard in mezzo alla giungla, ma i dettagli. Comunque, droppate un like, iscrivetevi, se non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!